L'uomo, per scoprire e controllare il fuoco, ci ha messo 90.000 anni. 90.000 anni, mica una bazzecola. 90.000 anni l'uomo ci ha messo per controllare il fuoco. L'uomo ha controllato il fuoco esattamente nel paleolitico inferiore. Infatti dal paleolitico superiore tutti facevano «Oh, uomo! E qui stavamo a mangiare con sto fumo dentro casa e il fuoco no. Non lo potevi fare pomeriggio quando stavamo a dormire». Ecco, scusi, devo cucinare, perché in effetti l'uomo all'epoca mangiava crudo e ha scoperto i cibi cotti quasi per caso, perché l'uomo del paleolitico inferiore abitava in queste grotte a piano terra, quelle comunali, diciamo così, quelle, diciamo, popolari, le grotte popolari, abitava nelle grotte, che c'era la graduatoria anche all'epoca, la grotta popolare, e avevano acceso il fuoco, all'epoca solo per riscaldarsi, e mangiavano la carne cruda. Un ragazzino con sta carne dice: non la voglio, sai ragazzini, mangia la ciccia. No, non me va, mangia la ciccia. No, non me va, se non te la mangi, stanotte dormi per terra. E lui si è incazzato e dice: no, voglio il sasso. No, tu dormi per terra. No, dormo sul sasso. Guarda, ti cionco. Papà ti mena con la clava, poi lo sai, eh. Si sfila la clava e te cemena. Sto ragazzino si è incazzato, ha preso la carne e l'ha buttata dentro al fuoco e si è cotta. La madre l'ha presa, gli ha detto: mo te la magni. E lì il ragazzino ha visto che era più buona. Da lì sto ragazzino tutte le sere faceva incazzare la madre e poi la buttava nel fuoco e la faceva incazzare media, la faceva incazzare leggermente. In effetti il fuoco è stato scoperto dopo tantissimo tempo. Il fuoco già c'era, perché insomma con i fulmini il fuoco già c'era, ma l'uomo lo controllò dopo tanto tempo, ci mise tanto tempo. Oggi invece il fuoco lo controlli in un attimo, se vuoi controllarlo il fuoco, eccolo qua, lo vedi? Uno svedese, lo vedi? Tiè, che scemetti? No, non sembra manco più una grande evoluzione, una grande invenzione. Tiè, uno dice: che c'è? Anzi, questa... Eppure Anticaglia e Petrella, nel senso, chi accende più il fuoco con queste cose qua? Questi adesso ci sono gli accendini, accendi gas, addirittura non c'è manco il fuoco dentro casa, che ci sono le fornelli a induzione. Poi voi qui con l'Indesit straniera lo sapete, insomma, no? Che, però, ecco, per esempio questo, gli svedesi... voi per esempio sapete che gli svedesi senza questi, no? Senza questi e Ikea stavano ancora nel paleolitico inferiore. Comunque, fatto sta che c'è una teoria, diciamo, poco conosciuta, che vuole che non sia stato l'uomo in effetti a scoprire il fuoco, ma bensì la donna, sì. Tanto è vero che si dice che la donna è l'angelo del focolare, no? Si dice, mentre l'uomo... dice allora l'uomo che ha scoperto, l'uomo ha inventato la rota. Infatti quando un uomo sta a rota cerca una donna accanto al fuoco, fatto con i copertoni, e qui il cerchione della vita si chiude, no? Questa è una teoria chiaramente molto accreditata.